Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo live e benvenuti anche su Thomaster Channel. E oggi siamo su Battlefield 4 con la partita in conquista su Resort Island. E sì ragazzi, finalmente, adesso non so quant'è che quanti voi la volevano vedere, ma è ritornata la serie delle recensioni delle armi. Dopo veramente anni e anni e anni siamo ritornati. E prima di iniziare subito, ma mi sono schiantato contro un palo, ma fa niente, prima di iniziare subito a parlare della, come dire, della nazione di oggi. Oggi ragazzi parliamo dei nostri carissimi vicini, ovvero la Svizzera. Perché ho notato come ultimamente su tutti gli FPS le armi della Svizzera stanno un po' tornando di moda e sono armi, diciamo, niente male. Poi ho iniziato subito a parlare con che armi ho preso in considerazione. Io poi in considerazione quelli che secondo me sono le due migliori. Quindi stiamo parlando attualmente ragazzi della pistola e di un'arma primaria. L'arma primaria è una carabina e l'LSG 553, mentre l'arma secondaria è la P226 e la classe che sto usando è ingegnere. Perché proprio ingegnere? Perché ragazzi le carabine possono essere, come sapete, utilizzate da tutte le classi. Però ragazzi non so perché, io magari ricordo dei vecchi Battlefield, penso, comunque utilizzo sempre le carabine. O probabilmente perché in conquista grande le PDV sono una delle armi più inutili al mondo. E iniziamo subito a parlare con l'arma secondaria, come detto prima, SG553, carabina, calibro 5.56 NATO. Vabbè, direi di raccontare, diciamo, la sua storia, che non la so, vabbè, fa niente. Comunque diciamo che adesso direi subito di parlare della storia dei videogames, perché è abbastanza interessante. Se infatti guardiamo i principali videogames, ovvero Battlefield e COD, è comparso soltanto in Battlefield 3 e, vabbè, in Battlefield 4 naturalmente, se non la staremo recensendo. Sto qua è sempre camperato lì, va bene. Comunque, parlando della Battlefield 3, l'SG553 è un'arma che era possibile sbloccare facendo i punteggi nella coop, al contrario invece di adesso che è possibile, diciamo, essere presa per tutti, per così dire, in quanto è la terza carabina che si blocca. E diciamo, ai tempi di Battlefield 3 era un'arma praticamente diversa, aspetta che non più passare, in quanto era praticamente una carabina, io la definisco in stile AK5C, quindi una carabina molto buona, diciamo, per distanze medie e lunghe, in quanto aveva un ratio di fuoco di 700-750 colpi al minuto. E non è stata, diciamo, un'arma che ho utilizzato tantissimo. In questo Battlefield invece, ragazzi, ha cambiato un po' veste. Ora, come stavo dicendo prima, è un 5.56 NATO, quindi ha un modello del danno che è 24-15.4, visto che l'hanno abbassato con l'ultimo aggiornamento, per motivi che nessuno sa perché è inutile. Però fa niente. Ha un ratio di fuoco di 830 colpi al minuto, ha un caricatore standard di 30 colpi più 1, ha, per quanto riguarda lo spread, è 0,3 da fermi e 0,8 in movimento, quindi lo standard per le carabine, ha un recoil verticale di 0,3 e ha un recoil asimmetrico di 0,22 a sinistra e 0.42 a destra, mentre per quel che riguarda il fire è un fire, diciamo, abbastanza buono, diciamo standard per le carabine, quindi non a livello di un, diciamo, del PDV, però meno di un fucile d'assalto. Ora, cosa dire di questo? Ultima cosa, vabbè, tempo di ricarica 2.15, 2.30, 2.65, direi tempo ricarica standard, cioè non è niente di speciale. Ora, parliamo subito, dove e quando utilizzarla? Beh, è una carabina, diciamo, che io la considero un po' a metà, in quanto è una carabina che può andare bene solitamente dalle corte medie distanze, perché, beh, danno è standard, è un ratio di fuoco non altissimo e poi con un recoil nella media, comunque direi abbastanza controllabile, cioè non ci vuole tantissimo, soprattutto se fatte piccole raffiche. E proprio per questo motivo, diciamo, per
secondo alcuni, diciamo, alcune persone che fanno Battlefield, ragazzi, l'hanno aggiunto le difese, che no, perché era facilissimo, vabbè. Comunque, stavo dicendo, secondo alcune persone che giocano a Battlefield, era OP. Secondo me non è tanto OP, cioè non a livello di Nasus sicuramente. È però un'arma buona, ma per essere sincero non ho utilizzato tantissimo, in quanto, cioè diciamo, non mi piace, prima cosa mi piace tantissimo per quel che riguarda l'estetica, e poi perché solitamente tendevo a preferire delle carabine più specializzate, nel senso che per magari grandi distanze tendevo a utilizzare magari un AKU o un G36, mentre per quel che riguarda le distanze minori una CR o una Metal. Comunque direi un'arma che vi consiglio sicuramente, anche perché è una delle prime prima che si sblocca, cioè la terza, quindi potete benissimo usarla. Ora parliamo come accessori alla, beh, mirino direi mirino standard, quindi un reflex o comunque un impere. Vi consiglio il coyote, però è uno dei primi che si sblocca, però comunque un reflex va benissimo. Per quel che riguarda l'accessorio, io vi direi laser, comunque mi dovrà fare, che può sempre servire, la torcia no perché è inutile, e se proprio non vi piace essere laser e avete comprato Final Stand, potete utilizzare l'individuazione bersaglio, che è praticamente una cosa come ho detto prima, l'ho inserito in Final Stand, e attraverso, diciamo che è una cosa che permette di spottare automaticamente i giocatori sulla minimappa che entrano nel vostro cono visivo. Non serve tantissimo perché basta premere R1, posso usarlo, fate pure. Canna, io personalmente la lascio libera perché compensatore non ne sento tanto il bisogno, come un freno di bocca, perché comunque aumenterebbero lo spread, e la canna pesante aumenterebbe il recoil. Secondo me quindi canna normale va benissimo. Per quanto riguarda l'impugnatura, io direi l'angolata secondo me è la migliore, in quanto ha un kick del primo colpo di 2.2, quindi preferisco diminuirlo. Se non lo volete diminuire, secondo me è un'ergonomica, va benissimo, in quanto comunque diciamo è già buona rispetto a quello che potrebbe essere un fucile d'assalto per sparare in movimento. In questo modo si migliora ancora di più questa caratteristica. Ora passiamo all'arma secondaria, che stiamo parlando della P216, arma che nel 2013 è andata alla ribalta, in quanto non è stata presente almeno in nessun né Battlefield né COD, che sono i principali, come dico sempre, FPS che tengo in considerazione perché sono quelli che ho giocato di più e quindi me ne ricordo. Però ragazzi, è tornata sia in Ghost sia in Battlefield 4. Ora Ghost naturalmente, cioè, non ci interessa tantissime caratteristiche, e parliamo quindi di Battlefield, e diciamo subito è una 9 mm e ha un modello del danno che è 27 e 12.1, ratio di fuoco 400 colpi al minuto, colpi sono 15 più 1, per quanto riguarda lo spread sempre di 0.505, recoil verticale 0.4, poi recoil orizzontale, sinistra 0.4, destra 0.2, vabbè, chi è il primo colpo 1% non mi serve tanto. I tempi di ricarica sono 1.25 e 1.4, mentre per quel che riguarda, diciamo, il fire è sicuramente buono, perché quello delle pistole è uno dei migliori insieme alle, se non mi viene il nome, insieme alle PDV. Ecco, cosa dire di quest'arma? Io personalmente la considero un'arma inutile, ora non perché ho degli svizzeri qua di questo genere, ma semplicemente perché se escludiamo un po' le caratteristiche del recoil, dentro la fortuna normalmente, che comunque è pochissimo, cioè sono, diciamo, pochissimo, è uguale all'M9. Stiamo infatti parlando di uno dei problemi di Battlefield, ovvero che è pieno di armi, però sono quasi tutte uguali. Però è un'arma che sicuramente utilizzerete, perché è la prima pistola. E cosa dire di la pistola? È una pistola che, diciamo, può essere considerata quasi la migliore, in quanto è quella più completa, cioè è quella che proprio è, insieme all'M9 naturalmente, è proprio come caratteristiche, è a metà tra quello che potrebbe essere una
che potrebbe essere per esempio l'M911 o un revolver, e quello che è l'FN57, la QSZ92, che penso che quasi nessuno utilizza. Quindi, come ho detto prima, è un'arma direi abbastanza completa, per cui, cioè, diciamo, non ci sono tante controindicazioni sul utilizzo. Cioè, secondo me è una di quelle armi che quando non sapete cosa utilizzare lo utilizzate. Io l'ho utilizzata per un po', cioè infatti ho fatto centinaia di uccisioni, poi però ho smesso di usarla perché comunque ho sbloccato nel 1911, poi è arrivata la Deagle, SD40, insomma sono arrivate pistole che, diciamo, in certi elementi sono sicuramente migliori, perché la Deagle è un cannone portatile. Come ha fatto ad ammazzarmi, vabbè, la Deagle. Però direi un'arma che vi consiglio, vabbè, siete comunque costretti a usarla, quindi fa niente. Come accessori alla, io direi che alla fine c'è, non c'è niente, in quanto io direi mirino quello che volete, perché non esiste un telescopico, quindi non avete nessun problema. Quanto riguarda l'accessorio, mirino laser tutta la vita, perché il fiber lo migliora già è molto buono, così almeno lo migliora ancora di più, e poi la torcia io la considero inutile. Mentre per quel che riguarda la canna, io dico sempre canna libera massimo tromboncino, perché mi sembra inutile, diciamo, alzare o lo spread o recoil, visto che è una secondaria, cioè alla fine la utilizzerete, diciamo, in quelli che io definisco i momenti di crisi, cioè quindi quando magari siete in mezzo, avete davanti uno dei nemici, avete finito le missioni e quindi usate la pistola, ma se no non la utilizzerete. Sicuramente non utilizzerete per fare i long shot, quindi secondo me questa qua è la cosa migliore. Quindi, tirando la somma, come considero le armi svizzere? Secondo me le armi svizzere sono veramente molto buone, sia come questa classe qua, che è una classe veramente buona, sia per quanto riguarda l'altra arma svizzera, che è la PDV, che è l'MPIS, poi come sapete io e le PDV non andiamo tanto d'accordo, quindi infatti non l'ho censita, che anche lei, cioè, io personalmente la considero come una delle mie PDV preferite. Quindi ragazzi, veramente Svizzera in questo Battlefield ha colpito nel segno. A questo punto direi che si può concludere il live qua, perché vi ho spiegato tutte le caratteristiche di tutte le armi, per cui a questo punto lasciate, vabbè, adesso direi di far subito i saluti, perché così poi smetterò naturalmente quando morirò, come al solito, anche se adesso per nessuno non fa niente. Comunque, lasciate un like se vi è piaciuto, commentate dicendo magari che arma vorreste vedere nel prossimo episodio, magari non sempre nazionalità, diciamo con un'altra nazionalità, ma anche un'arma da sola. Poi cos'altro dire? Lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi per vedere altri video del genere, e niente, noi ci vediamo al prossimo video.